Il centrodestra per 5 anni e poi vuole andare da solo per fare un favore alla sinistra, non merita anche di avere un commento. Bravo, bravo. Si lavora. Anche perché qua di cose ne avete fatte tante, ce ne sono tante da fare. Non commento neanche perché il commento in democrazia lo danno i cittadini col voto. L'Italia ha una sinistra particolare, perché, e parlo del PD e della CGIL, perché in tutto il mondo sviluppato i sindacati e i partiti di sinistra fanno sciopero quando si riducono gli stipendi dei lavoratori e degli operai. Noi settimana scorsa, poi possiamo essere brutti, stare antipatici, per carità di Dio, però la settimana scorsa, il 1° maggio, la Lega col governo di centrodestra ha stabilito un aumento di stipendio che arriva fino a 100 euro al mese, non per tutti, perché non potevamo farlo per tutti, ma per gli stipendi che arrivano fino a 25.000 euro lordi all'anno, il che vuol dire che porta a casa 1.000, 1.200, 1.400 euro al mese. Se uno guadagna, perché è bravo, perché è fortunato, perché è così, se uno guadagna 5, 10, 20.000 euro al mese, questo aumento non ce l'avrà, perché abbiamo deciso di andare incontro alle commesse, ai negozianti, ai poliziotti, agli insegnanti, agli autisti, ai camionisti, a chi lavora nelle cave, quindi a quelli che si spaccano la schiena a 1.000, 1.300, 1.500 euro al mese. E cosa fanno? Il PD e la CGIL annunciano sciopero per bloccare questo decreto. È l'unico sindacato, è l'unico partito di sinistra al mondo che fa uno sciopero contro un decreto che aumenta gli stipendi alle operaie e agli operai. Quindi l'ultima settimana di campagna elettorale, a parte il fatto che è un voto di massa per massa, però anche la commessa di quell'erboristeria, anche chi lavora alla prosciutteria, anche chi lavora al benzinaio, chi il falegname, il meccanico, l'operaio, l'autista, che magari vuole votare a sinistra per tradizione, per storia, per cultura, sappia che però dà la sua fiducia a un partito che l'ha già detto, non è che è un'interpretazione di Salvini, ha già detto che farà tutto il possibile per bloccare il decreto lavoro che aumenta gli stipendi delle lavoratrici e dei lavoratori italiani. Sono orgoglioso che la sinistra adesso abbia un segretario che spende 300 euro per il personal shopper, noi stiamo con gli operai. Bravo, la Lega sta bravo con gli operai, con i balneari, con i precari, con gli artigiani, con chi fa da tutto. Persiani non ha il personal shopper, si vede, non ha neanche l'armocromista, perché c'ha il magazzino blu scuro, il jeans, camicia bianca, giacca grigia, qua deve andare a lezione dalla Schlein, deve vestire un po' più elegante, un po' più fighetto, un po' più moderno, permettete il sorriso, però c'è gente che si prende troppo sul serio, mentre oggi mi diceva stamattina mio figlio che oggi è la giornata mondiale della risata. Ma non il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi, però quelli che hanno sempre il musone, sono incassati dalla mattina alla sera, rancorosi, gelosi e invidiosi, non vanno lontani nella vita, eh? E spesso sono di una parte politica. Però mi si permetta il sorriso, ripeto, nella giornata mondiale del sorriso. A Massa Francesco non ha fatto miracoli, però ha guidato una squadra che ha fatto tante cose. So che nei cassetti ci sono programmi per i prossimi 5 anni, parlavo col prefetto della nuova questura, che è assolutamente necessaria, parlavo del Lido, e dopo anni di chiacchiere, di promesse, di proteste, finalmente, siccome a me piace affrontare le questioni mettendoci la faccia, non dipende da qualcun altro la soluzione del problema dei balneari della Bolkestein, perché finalmente dopo anni di chiacchiere la mappatura delle spiagge italiane la fa il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Bravo Matteo, bravo, bravo. Riconosceremo ai lavoratori del mare, senza precarietà, rinnovi, proroghe, 6 mesi, 1 anno che uno non sa se investire, se spendere 20.000 euro per rifare il bagno, per rifare le cabine, faremo questa benedetta mappatura. Poi chi vuole continuare a fare l'attività del babbo e del nonno la può fare, chi invece non c'ha voglia e vuole fare altro dovrà avere un equo indennizzo per tutti gli investimenti fatti. Quindi piano piano si vanno a risolvere. Poi c'è il problema delle infrastrutture. Negli ultimi 10 giorni 3 treni deragliati a Firenze, Italia ferma, perché evidentemente non c'è stata manutenzione per anni e anni e anni, e anche qua noi stiamo accelerando, e non fra 6 mesi, ma lunedì prossimo,
il 15, mentre voi starete votando, io sarò in stazione a Firenze per cominciare finalmente il progetto del passante che renderà giustizia ai pendolari, ai viaggiatori e a coloro che prendono il treno, non possono stare 4 ore in stazione Sederaglia a un treno merci. Poi per carità in 6 mesi non facciamo miracoli, però stiamo recuperando il progetto dell'autostrada tirrenica, anche qua che è ferma da non so quando, stiamo lavorando per l'alta velocità ferroviaria e quindi in bocca al lupo. Vi dico come ho risposto ai giornalisti che mi chiedevano: ma il vostro avversario come Lega e come centrodestra a Massa chi è? Io non abbiamo paura, rispettiamo tutti, non abbiamo paura di nessuno. Ecco, c'è solo un ostacolo che potete affrontare e smontare voi da qui a domenica prossima fra Francesco, il centrodestra e la Vittoria Massa, che è l'astensione. Io non temo tanto la sinistra, non temo quelli che cambiano bandiera dalla sera alla mattina. L'unica preoccupazione sono i massesi che magari già oggi, fate un esperimento, se andate al Lido, domani in negozio, a scuola, in fabbrica, in cava, in bottega, in posta, molta gente non sa che si vota. Molto banalmente, molti massesi non sanno che si vota. Perché le grandi televisioni nazionali, avete visto un programma televisivo sulla RAI dove si parla delle elezioni a Massa? Cambiamo sta RAI, cambiamo sta RAI. Avete la RAI, amico mio, vi ho presentato un progetto di legge perché alla fine di questa legislatura il canone, come in altri paesi europei, costi zero. Bravo, bravo, dei cittadini. Altri paesi europei hanno la televisione pubblica che si mantiene con la pubblicità senza gravare sulla bolletta della luce, che mi sembra già abbastanza pesante. Però questo non lo può fare il sindaco di Massa, ma lo possiamo fare noi. Quindi in bocca al lupo e vi lascio questa... Non cadere, che abbiamo bisogno di elettori sani. Abbiamo bisogno di elettori belli, presenti, sul pezzo, sorridenti. Una settimana. Tenete presente che la metà della gente, stando alle ricerche, decide chi votare nell'ultima settimana. Quindi, per carità, vi siete fatti il mazzo per 5 anni, avete seminato, so che avete mandato la lettera, il programma, le cose fatte, le piazze, le vie, i giardini, le scuole, i parcheggi, giusto? Perché un sindaco uscente non è che si presenta ai suoi concittadini dicendo faremo in futuro, no, si presenta con quello che ha fatto. E a me fa impazzire una sinistra che a Massa, come in altre città italiane, viene a spiegarvi cosa dovreste fare dopo che per 50 anni hanno governato e non l'hanno fatto loro. E uno dice, ma scusa, hai governato per 50 anni e adesso mi vieni a spiegare che cosa non funziona. Sono quelli hanno avuto i ministri delle infrastrutture per una vita, noi siamo qua da 6 mesi adesso. E beh, Salvini non ha ancora fatto niente, ma sei lì da 10 anni, amico mio, tu che cosa hai fatto per 10 anni? Quindi piano piano, porti, aeroporti, strade, autostrade, ferrovie, ponti, da nord a sud. Ero stamattina a Sarzana e lì era crollato il ponte di Albiano sul Magra, ci eravamo impegnati a rifarlo e l'abbiamo fatto nei tempi promessi, perché a me piace la politica che mantiene le sue parole. Quota 41 per diritto alla pensione rimane un obiettivo, perché la legge Fornero continua a essere una delle leggi più sbagliate e ingiuste approvate dal Parlamento italiano dal dopoguerra, e guarda caso tornano in Parlamento in questi giorni anche i decreti sicurezza, perché non possiamo accogliere gli immigrati che sbarcano da tutto il resto del mondo. Bravo Matteo! Non ce la si fa. In bocca al lupo. Io quando ho detto torno molto volentieri a Massa nell'ultima domenica di campagna elettorale, mi spiace di avervi tolto un'oretta al sole, alla famiglia, al negozio, al passeggio, allo studio, però siccome avete una città che negli ultimi 5 anni, nonostante le difficoltà, sta cambiando faccia, la scelta domenica prossima è fra il ritorno al passato e chi guarda avanti, fra i nostalgici che guardano indietro e quelli che preparano il futuro. Quindi in bocca al lupo, non la faccio lunga. Grazie Francesco. Apro. Domenica prossima, poi siccome ci sono scelte, nella vita si fanno delle scelte. Poi io non dico che noi siamo più intelligenti di altri, più bravi di altri o migliori di altri. Nella vita si sceglie. Io non dico che quelli di sinistra sono dei demoni, chi vota a sinistra è un delinquente, un razzista, un fascista, no, io li rispetto. Se uno vota di là vuol dire che avrà i suoi motivi, non lo condivido, però non demonizzo l'avversario. Però oltre che alle tematiche concrete di cui ho parlato, quindi l'aumento dello stipendio, la tutela delle spiagge, il diritto alla pensione, il diritto alla salute,
la prossima battaglia da giocare e vincere è quella per la regione toscana, perché il diritto alla salute deve valere per tutti i toscani a prescindere dal reddito e a prescindere da dove vivono. Però ci sono anche valori che non sono economici, sono valori morali, culturali. Domenica prossima si vota e questa è una profonda distinzione, differenza fra la Lega, il centrodestra e la sinistra. Domenica prossima si vota e noi abbiamo fatto un volantino, perché faremo 1000 gazebo in tutta Italia. Ovviamente, siccome a Massa si vota, non puoi fare il gazebo fuori dai seggi elettorali, però in tutte le altre città toscane italiane ci sarà un volantino in cui ricorderemo che domenica è la festa della mamma, non del genitore 1, del genitore 2, e raccoglieremo le firme contro l'utero in affitto, che è una forma di violenza, di sfruttamento del corpo femminile indegno, indegno del 2023. Perché vedo tante ragazze, tante donne, tante magari future mamme. Fermiamoci solo 10 secondi, perché noi viviamo in una società moderna, liquida, fluida, veloce, dove un'ora dopo già non ti ricordi che cosa è successo un'ora prima, e TikTok e Instagram, adesso poi non bastano le foto, c'è Be Real, e quindi fai la foto davanti e di dietro, ma allora che ti dicono loro, perché devi essere perennemente connesso, e quindi Amazon e Glovo e Deliveroo e Netflix, e corri e corri e corri, e poi corri, arrivi a fine giornata che non ti ricordi cosa hai fatto la mattina perché devi correre. 10 secondi di tempo per esaminare queste tre parole su cui il segretario del PD, Elly Schlein, non so se è venuta o verrà a Massa, ecco, in una delle sue prime interviste ha detto: io sono a favore di questa roba qua. Proviamo, teniamocela 10 secondi, al di là delle idee politiche dei partiti. Elly Schlein ha detto: io sono favorevole all'utero in affitto. Vergogna! Passa lì, utero in affitto. Al di là di come uno la pensa di persiani, della sinistra, il PD, la Lega, siamo nel 2023, si fanno battaglie giustamente per l'emancipazione femminile in Iran, contro il velo islamico e i diritti LGBTQPRSVZ, e chi rivendica i diritti della donna ovunque nel mondo, ripeto, giustamente, la libertà di scelta sessuale, di scelta di vita, di scelta familiare, come se fosse una roba normale, usa queste tre parole: utero in affitto, tradotto donna in difficoltà economica che affitta il suo corpo a 40, 50, 100 mila euro per soddisfare le voglie di donna con disponibilità economica milionaria che si compra un bambino. Ecco, io lo dico prima, chi sceglie la Lega sceglie la libertà dell'uomo e della donna. L'utero in affitto è un crimine a livello mondiale. La donna non si vende, non si compra, non si affitta e non si noleggia. E non si noleggia. Si noleggia il monopattino, la bicicletta per andarsi in lungomare a Massa. Non si noleggia un utero. Quindi buon voto, buona partecipazione. Vi chiedo solo, Francesco, votano 700 comuni a Massa. Non mandateli a ballottaggio, si vince al primo turno. Viva Francesco Persiani, viva la Lega, il centrodestra, viva Massa, bella e libera. Grazie di cuore a tutti voi, buona domenica e in anticipo buona festa a tutte le mamme.